Siamo in un periodo in cui, e questo non dobbiamo dimenticare, siamo nel periodo in cui il duca di Modena mandava a morte i cinque pedocchi. Dobbiamo dimenticare che nel civilissimo Piemonte, e io su questo ho qualche, sul civilissimo ho qualche dubbio, il regno quindi del Sabato, venivano messi a morte, sia pure in contumacia, mazzie e garibaldi, e non sono stati messi a morte perché sono scappati. Quindi non ci meravigliamo di quello che succedeva a Napoli nel 1823, perché purtroppo quando allora, quando si attentava all'integrità di uno Stato, Era un colpo di Stato, eh? era un colpo di Stato e quindi veniva punito con le leggi severissime, come dimostrano tanti altri regni di questa storia dell'Ottocento, della prima metà dell'Ottocento. Senti Fernando, in un punto del libro tu confessi, no, di essere stato preso un po' dallo sconforto, eri quasi tentato di interrompere le tue ricerche, perché tu hai frequentato archivi di Stato, hai frequentato biblioteche, archivi comunali.